arrivo, ho conosciuto tutti voi in servizio, e quando ero un giovane ne ho assunto della Suna Imperiese, ho avuto la fortuna di crescere con persone che avevano questi valori e quindi, come dire, me li hanno completamente trasmessi. La crescita di NAS, la crescita dei suoi servizi, io ritengo che dipenda in buona misura dai suoi professionisti. E quindi, come dire, da questo punto credo che ci sia stato tutto l'humus per riuscire a far crescere queste piante in modo rigoglioso. Ebbene, io sono veramente contento oggi, prima di tutto, per la donazione, perché è comunque il momento in cui diciamo, si suggella l'integrazione tra ente pubblico e associazioni di volontariato. Uno dei momenti, perché poi chiaramente gli altri momenti più o meno importanti non credo che sia necessario sottolineare, ma sono quelli che sono già stati detti dalle persone che mi hanno preceduto. Però voglio sottolineare anche questo. La presenza oggi di tutte le autorità, quindi cittadine, ma la presenza del Consiglio regionale nella figura del consigliere Piana e dell'assessorato regionale nella figura dell'assessore Viale vuole darci la misura di quanto questo nuovo assetto del servizio regionale ritenga importante che ci sia anche la figura del volontariato vicino all'ente pubblico. Non è un caso, io quando ho parlato assessore, chiaramente dando notizia di questa inaugurazione, ha avuto un'immediata risposta, ma questo credo che sia proprio un elemento che deve costituire anche il proseguo dello sviluppo e del fatto che comunque l'ente pubblico e l'associazione di volontariato debbano lavorare insieme. Quindi non voglio rubare a tuo tempo perché poi chiaramente la cosa importante è questa, ringrazio chiaramente, scusate tutti, ma Bruno perché come diceva lui, ci conosciamo da 15 anni Lo conferma, e a parte l'amicizia e le varie cene, però direi che l'importante è essere arrivati oggi con questo tipo di evento che credo faccia bene a tutti, faccia bene alle istituzioni, faccia bene all'associazione del volontariato, ma direi che fa bene ai cittadini perché poi sono loro che ci devono accompagnare in questo percorso e siamo noi che dobbiamo dare il supporto per il servizio che dobbiamo necessariamente e in modo ottimale dare. Grazie. apparecchiatura ho letto gli scopi e l'impatto sia sull'organizzazione delle attività che qui vengono svolte e sia soprattutto sul paziente. A me interessa oggi, come assessore alla sanità, soprattutto la ricaduta di tutte le nostre scelte sulla cura e sul trattamento della persona. Perché sulla qualità dell'assistenza medica io qui non ho dubbi, il sistema sanitario Ligure non è secondo a nessuno. Quello che noi dobbiamo sempre, ogni giorno, migliorare è la presa in carico, mettere al centro la persona, perché già la malattia è presa in carico da personale altamente e professionalmente preparato. Questa apparecchiatura migliora la qualità dell'assistenza ed è questa la cosa che è un passo in avanti rispetto alle cure che qui in questo luogo vengono realizzate. Una parola sulle donazioni. Qui abbiamo un'evidenza su una donazione, un impegno di un'associazione che con tante attività ha promosso una raccolta di fondi, ma vi è poi anche la donazione, che è quella del midollo osseo. Anche io ero presente in una piazza a Genova. La giornata nazionale dei donatori del midollo osseo è una cosa che mi ha particolarmente appassionata e coinvolta perché nei primi giorni del mio insediamento sono stata chiamata al Galliera, che è sede del registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Quindi noi qui abbiamo un'eccellenza nazionale in Liguria e molti giovani mi hanno raccontato questa esperienza. C'è un limite alla donazione, oltre una certa età non si può più fare. Uno dona generosamente, si inserisce nell'elenco, però l'emozione che una persona prova nel momento in cui viene chiamato, perché il match, il cosiddetto, no, abbinamento tra persona e persona che ha tra persona che ha donato e persona che ha bisogno, è un momento. Addirittura una ragazza mi ha detto: sono rinato una seconda volta, perché ho dato l'opportunità a una persona di rinascere. E quindi sono cose che quando le ascolti ti danno
danno il senso che è importante esserci e seguire, accompagnare chi promuove la cultura della donazione, come in questo caso il mondo dell'associazionismo. Quindi io non posso far altro che dire grazie a voi, non certo voi a me, per me era un dovere ma qualcosa di profondamente sentito essere qui oggi con voi a manifestare assieme anche alle autorità locali e religiose questo modo di stare insieme e di lavorare per i cittadini tutti. Grazie.